Allora? Caro avvocato, io vengo forzato. Ah, Concettino, non cominciamo con queste frasi studiate. Vengo forzato. Chi ti ha forzato? Ma io ho detto forzato perché sono un ragazzo giudizioso e vi posso dire che il giudizio è una cosa, il sentimento un'altra, va bene? Il giudizio forza il sentimento ed io ho detto vengo forzato perché vengo contro il mio sentimento. E quale sarebbe questo tuo sentimento? Avvocato, voi lo conoscete benissimo. Ah, sì. Ah, beh, bel sentimento, eh. Alla figlia di Crispucci. E poi dici che sei giudizioso, eh? Ma come? Il figlio di un avvocato come tuo padre che si mette a fare l'amore con la figlia di un mio scritturale. No, avvocato, un momento, andiamo piano. Mettiamo le cose a posto. A me piacciono le cose messe a posto. Mio padre ha il suo giudizio ed io il mio. Tante cose che a mio padre sembrano pazzie sono fatte da me secondo il mio giudizio. Caro avvocato, ognuno ha il suo, no? La figlia di Crispucci io penso che poteva essere per me una buona moglie e in questa, che è una cosa rara, il mio giudizio e il mio sentimento potevano andare d'accordo magnificamente. Ma non con quello di tuo padre. Sì, signore, ma perché? Perché ora io riconosco che quello di mio padre guarda giustamente a cose che non riguardano la ragazza per se stessa e a cui, forzato, devo badare anch'io. Ecco perché vi ho detto vengo forzato. Ma lo sai che parli come se giocassi a dama? No, ma io non gioco, avvocato. Chiuso in tanti quadratini, almeno a me mi fai questo effetto. Ah, perché mi vedete vestito così, a quadratini? Beh, vesto così perché mi piace. Piace? Quadratini, sì signore. E tutte le mosse che faccio sono calcolate. Appunto. Tu fai torre col tuo sentimento e con la pedina del giudizio di tuo padre te la mangi, eh? Bravo, Concettino, bravo. E cos'è quella carta che hai in mano, quel foglio? Questo? Questa carta qui. Ah, sta a Napoli. Ah. Célie Bouton. Célie Bouton, Nanninella, la più bella ragazza di Napoli, semplice, fresca. E io me la ricordo quando aveva 15 anni e sposò Crispucci. Ma fu un'indignazione generale, sai? La gente non si capacitava, era una voce unica. Ma come? Quella bellezza, quella rosa, si sposa con Crispucci. Nanninella, guarda un po' che cos'è diventata, eh? Célie Bouton. Era un bocciolo e guarda qui che rosa è sbocciata. Ha girato tutto il mondo con un grande circo equestre e adesso sta facendo una tournée in Italia con un successo fantastico. Mm-hmm. E adesso è venuto a Napoli? Io credo che non si trovi molto bene a Napoli perché a Napoli non ha mai voluto lavorare. Sì, veniva una volta l'anno per un mese a riposarsi nella sua villa a Posillipo. Guarda, dicono che sia una reggia quella villa. Ah, sai chi me l'ha detto? Me l'ha detto il figlio di un mio cliente che c'è stato. Sì. E poi mi ha raccontato anche un altro particolare. Sì. Mi ha detto che in quella villa c'è un salone fatto di alcove con delle luci suggestive dove c'è una specie di statua fatta a sua immagine e somiglianza. Sì, come un mannequin che lei, con la scusa di provare i suoi abiti, spoglia e veste davanti ai suoi visitatori, eh? E poi brillanti, eh? Oh, dicono che abbia fatto una fortuna colossale, fantastica. Colossale? Voi mi capite? Di tutta questa fortuna colossale, che cosa ne è venuto alla figlia? Solo la vergogna. Sì, signore avvocato, per Crispucci tutta la mia ammirazione. Se l'è cresciuta con amore a via di sacrifici e privazioni, ne ha fatto una ragazza di casa onesta e virtuosa. E fu appunto questo che mi fece decidere a chiederla in sposa. La madre, avvocato, la madre lontana, a Napoli non veniva mai. Mamma, avvocato, è venuta pure a Napoli e a suon di tromba, fracasso d'inferno, va girando per tutte le strade in phaeton con un tiro a quattro,
quattro cavalli bianchi tutti impennacchiati, lanciando manifesti e sorrisi a destra e a sinistra, con un mantello rosso sulle spalle, le penne sul capo, una frusta, capite, avvocato, una frusta in mano, sferzando quei cavalli a più non posso, uno scandalo, proprio si è rivoltata Napoli. La gente fa ala sui marciapiedi e lei spudoratamente passa in mezzo, poi ferma i cavalli, apre il mantello e sta in calzamaglia. Voga, una Venere, ogni apertura di mantello è un applauso generale e dietro a lei poi scimmie, cammelli, elefanti, tutto il circo Buton che debutta stasera, avvocato, credetemi, credetemi, la processione dello scandalo. Proprio io mi sono sentito salire tutto il sangue alla testa, come se mi avessero schiaffeggiato. Sì, io ho capito il baratro nel quale stavo per cadere e quasi quasi ho pensato che il giudizio di mio padre l'ha fatta venire a Napoli proprio per darmi la lezione che mi meritavo. Ma che bella cosa, che femmina, ma femmina, che fammanoro! Maestosa proprio! No, sta indo meglio! Ha fatto uno sviluppo, ma si capisce, era che l'aguaglione! Ma che voleva quel pazzo di Crispuccio? Io sono rimasto incantata, affatturata, io che femmina, mamma mia! Crispuccio, Crispuccio, che steravide che va a fagella. Ma voi avete visto con che grazia, con che eleganza apre quella mantellina rossa? Una statua. Marmo, alabastro. Io per correre a vedere mi sei stracciato tutta la giacchetta, ci tirava, gli spingeva. Guarda qua, va. Ma a proposito, Cerino dove sta? Cerino stava con noi, ma poi chi l'ha visto più? Mamma mia, che bellezza, guarda che occhi, che capelli, che bocca, ma io stasera ci vado. Io mi vendo l'orologio pure la camicia, ma io devo stare in poltrona di prima fila. Bello. Eccoci, ma che hai fatto? Ti sei sperduto in mezzo alla folla. Aiutatemi ragazzi, sono esausto, aiutatemi. Sì. Lo confesso, sono un impudico, ma non mi è bastato una volta sola. Ci ha giocurruto a Priesse perché, se volete sapere la verità, quella mi ha guardato. Ma dirà noi che lo guardava essa? Mi sarà passo. Ma che le tenono pare ruocce che sono due stelle. Io ho dovuto correre appresso per accertarmi se guardava a me. E ogni volta che si fermava lo faceva. Ah, roba da morire. Da morire. E a voce. Che cos'era quella voce? Ogni volta che faceva schioccare la frusta così. Hoppla, hoppla, hoppla. Poi si fermava, apriva la mantellina. Olè. Vabbè, va? Domani mattina a Cerino lo andremo a trovare al manicomio. No, ragazzi, voi scherzate, queste sono cose serie. Ragazzi, a me la voce che le mi è rimasta in derreccio. Tu, vicini, quasi deve fare la reclame, attaccare tutti i no, manicomi. No, lasciate stare. Povero Michele. Perché, scusate? Forse noi sappiamo che questa donna è la moglie di Michele Crispucci. Proprio, chi se lo può immaginare? Ma nemmeno lui lo crede più. Noi lo sappiamo perché a Napoli si sa tutto. Ma quello Crispucci non si è mai confidato con nessuno. Mai. Da quando la moglie lo lasciò è come se avesse perduto la lingua. Voi siete giovani, ma chi può sapere quello che tiene nel cuore Michele Crispucci? Ehi, vabbè, quello che tiene, io sapete che saccio? Che Michele Crispucci teneva una bella guaglione per moglie, era fette che lui piacere, e facciavolo il paragone, per conto mio non se la meritava proprio. Mietta qua. Attacchiamo questi manifesti qua. Non vi preoccupate voi, lasciateci fare a noi. Ma è poco serio, E questo lo mettiamo vicino alla scrivania di Cristina. Che buona idea, bravo, gli ore avanzi che fa poco bene. Dai, che rasare, se mi viene così. Facite carogne, non avete cuore, non avete cuore. Bella, cosa troppo rilassata.
pure qua, eh? Avete avuto il coraggio di attaccare questi manifesti pure qua? Mica, che ti hai fatto? No, niente. Quello che ha la frusta. Te l'ha fatta apposta. Ma in mezzo alla folla come mi poteva conoscere? Ma perché? La Bouton mi conosceva. Vi conosceva? Sì. E perché voi non lo sapete? La vogliamo smettere? Era la moglie, che non lo sapevate. Eh sì, va bene, scusa Ruppolo, ma è una cosa inconcepibile. Uno che ha visto quella statua, come se la può immaginare con un Michele Crispucci appeso vicino? È naturale. Quando Michele Crispucci ci stava vicino, era un giglio. E tu ringrazia la Madonna che adesso è una mala femmina, perché se no quello che hai detto lo dicevi allora. Michele Crispucci. Ma che succede qui? Che succede? Cos'è questo mercato? Come l'avete visto? Che hanno fatto i colleghi, i compagni? Vedete? Vedete? Vergognatevi! Togliete subito questa porcheria! Abbiate almeno un po' di rispetto per la disgrazia del vostro collega. Siamo tutti quanti sotto l'occhio di Dio, a chi tocca una sorte e a chi un'altra. A me è toccata questa. E se voi ridete di me, offendete Dio. Ma che avete fatto, Crispucci? La moglie con la frusta, senza volerlo. Crispucci. Beh, insomma, cosa volete fare, una festa della disgrazia di un vostro collega? Andiamo, lavorate, in silenzio. Ah, Crispucci, volete venire di là da me un momento? Dunque, caro Crispucci, dopo quanto è avvenuto, mi pare che non ci sia bisogno di spendere molte parole per dirvi quello che mi ha detto qui il figlio del mio collega e carissimo amico Minutolo. Perché, che vi ha detto? Beh, voi sapete la guerra che ha dovuto sostenere in casa sua con suo padre, questo giovanotto, per la parola data a voi nei riguardi di vostra figlia. Va bene, la parola data a me la potete ritirare, ma quello che la vostra parola ha fatto nascere nel cuore di mia figlia, voi non ci pensate a questo? Avete gli occhi per guardare solo quello che succede fuori e quello che succede dentro, in casa mia, non ci volete guardare, dove c'è mia figlia, dove ci sono io, dove c'è tutta la mia onestà di una vita intera. E voi pensate solo a quella... Ma il fatto è che ci pensa tutta Napoli, caro Don Michele. Noi ammiriamo, rispettiamo, caro Don Michele, la vostra onestà, quella della vostra casa. Ma è un'onestà chiusa, mi spiego, privata, di fronte a una vergogna pubblica. Ma io la lasciai immediatamente, non l'ho pensata più. Mia figlia non se la ricorda nemmeno, non aveva ancora 11 mesi. Io l'ho fatta crescere in una casa povera ma onorata. Non vi sembra un'infamità fare scontare a una povera creatura innocente la vergogna di una madre che non la riguarda? Come non la riguarda? Ma la mamma è sempre la mamma. Ma la madre per mia figlia è morta.
Morì lo stesso giorno che scappò via da me e mi lasciò Assuntina di 11 mesi in braccio a mamma mia. Sarà morta per voi e per vostra figlia, ma per tutti gli altri no. Insomma, se volevate che fosse morta, Crespù. La dovevo uccidere. No, che c'entra? Dimmi una cosa. Se io la uccido, tu a mia figlia da sposa. No, ma cosa volete uccidere? Ma cosa parlate di uccidere? Dopo tanti anni cosa volete uccidere? Ma non complichiamo le cose, per favore, Don Michele. Questo lo dovevo fare allora, non adesso. Don Mono segno in faccia ce l'ha fatta il Sais. Insomma, Don Michele, io sono veramente addolorato di tutto quello che è successo. E sono venuto dall'avvocato per dirgli proprio questo. Con quale faccia io potrei continuare a frequentare la vostra casa dopo tutto questo scandalo per le vie di Napoli? Ma voi dovete pensare anche alla rispettabilità della sua famiglia, perché bisogna convenire che lo scandalo è stato grande. Sì, lo scandalo è grande, è forte. Ecco, questa è la parola, è forte. Voi dovreste avere un cuore più forte e assai più grande di tutto questo scandalo, ma... non ce l'avete, e allora ritirate la parola e andatevene. Ma che succede? I cavalli che hanno visto sono diventati quattro diavoli, uno sopra l'altro, sotto i piedi dei cavalli, sfracellati, ne hanno fatto una pizza. Ma chi ha avuto? Una pizza, non si capiva niente più, né a faccia, né braccia, né a corpo, niente, una macchia di sangue. Che impressione, e chi se la dimentica più? E tutta la bestia che portava a presa, inferocito, non si potevano tenere, una rovina, la gente se ne è scappata dentro i magazzini. Scendi, mia madre, no, ma che sei faccio? Lei si gli animali veloci camminano per mezza strada. Qui, giri, 18 il sangue, 17 la disgrazia. E non andava uno. Vieni, con mia madre. Ha paura, c'è si mamma tutto quanto. 17, 18 e 9. Ha ragione, non mi paura. Michè, figlio mio, è morta, è stata in un attimo. I cavalli si sono impennati, sfracellati sotto i cavalli suoi. L'ho vista io. Mamma, amani e Dio. E Assunta, perché l'avete portata qua? Questa non deve sapere niente. Papà, lo so, lo sapevo. Lo sapevi? E chi te l'ha detto, la nonna? No, la nonna non mi ha detto mai niente, ma lo sapevano tutti quanti. E quante volte ha mandato lettere, imbasciate, che voleva vedere la figlia, ma non l'ha potuto mai spuntare. E voi non mi avete detto mai niente. Ci andate pensando, povera donna, è morta. Lo sapeva, avvocato. Assunta sapeva che quella era sua madre. Tutto quello che io ho fatto per tanti anni per non farlo sapere niente è stato inutile, lo sapeva. Ce l'hanno detto. E quando io le dicevo che la madre era morta, mi guardava così. E non parlava perché lo sapeva. E io aspettavo una lacrima in quegli occhi per piangere insieme a lei, per sfogare tutto questo tormento che sta qua dentro. Ma lo sapeva. Ce l'hanno detto per farla vivere in mezzo alla vergogna e per fare vergognare pure me in presenza sua. Oh, mio santo Dio. Andiamo, Crespucci, non ci pensate più, Adesso prendetevi una giornata di permesso e andate a casa. No. Oh, avvocato, io lutto non ne porto. Ah, come sarebbe ridicolo Michele Crespucci in lutto stretto. Io se mi tolgo questo vestito che voi mi avete regalato e che io porto da tanti anni come il cane porta il pelo suo,
Modesto Rosso, avvocato. Rosso, come sono diventati i cavalli suoi. Rosso è il lutto di Crispucci. Io devo lavorare, devo copiare le relazioni, le comparse, devo stare qua, io non mi muovo dallo studio. Beh, se permettete accompagno io la signora e la signorina a casa. No, no, no. Voi dopo il discorso che mi avete fatto non accompagnerete nessuno. C'è la nonna per accompagnare Assuntina. No, 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 Don Michè, mettiamo le cose a posto. Data la disgrazia e tutta questa confusione che ci sarà ancora per la strada, io sento mio dovere di gentiluomo di accompagnare e proteggere due donne. Ma dove è successa la disgrazia? Vicino casa? Due vicoli appresso, larga carità. No, l'ho domandato perché ho visto Don Erminio, la portiere, Annina. È corsa tutta Napoli. Dunque vedete che è necessario accompagnarle, no? Ah, scusate un momento. Pronto? Sì? Ah sì, è un mio impiegato, certamente. Ah, va bene, senz'altro. Sì, sì, l'accompagnerò io. Crispucci, vi vogliono in questura. E che ti vanno arrestare? No, ma che arrestare? Ma dato che lui è il marito, no? Affatto, io non sono più il marito, ma non da adesso. Per voi è morta adesso, per me è morta 18 anni fa. Crispucci, non continuate a dire queste cose, vero? Perché voi non vi potete esimere, perché se ha telefonato il commissario e segno che in questura si ha bisogno di voi. E io vi dico che non ci vado, perché non c'entro e questo fatto non mi riguarda. Ma come non vi riguarda se voi siete il marito? Poi vi ripeto, non vi potete esibere da una chiamata della questura. Voi non sapete che comunicazioni vi vogliono fare. Potrebbero essere anche comunicazioni nel vostro interesse, eh? Già, io non ci avevo pensato. C'è l'eredità, la figlia. Ah, ecco. Voi adesso avete pensato che c'è l'eredità. Avete appezzato il ricchio. Andiamo piano con questa eredità. Piano! Tu non hai sentito niente, eh? Niente? Nemmeno tu, mamma? No. Non avete sentito niente? Vado io in questura. E io vi accompagno, perché adesso voi avete bisogno di una persona che vi stia vicino. Ah, il signore ve lo renda, avvocato, lo lasciate solo, per carità. Si capisce. E chi lo lascia adesso? Non c'è bisogno, avvocato. Vado io in questura e so quello che devo dire. Mamma, accompagnate voi Assuntina. In questura ci vado io. Lasciate che vi accompagni. Non c'è bisogno, non vi disturbate. Ho la mia coscienza. Avete preso tutto? Tutto? È una parola. Abbiamo preso la roba nostra, quella che ci appartiene, ma non è tutto. Beh, che altro c'è? La buon'anima della padrona mi aveva promesso certi vestiti suoi che non si metteva più. La promessa? Ma chi la mantiene più, questa promessa? La signora è morta, no? Va bene, è morto, ma io tengo le note, gli le pago. E i dolci, i liquori, i fornitori. La signora non si interessava di niente, pagavo sempre tutto io. Poi alla fine del mese mi rimborsava. Eppure io, scusate, la lavanderia, la stiratrice. Va bene. Se avete le fatture, le ricevute, tutte in regola, andate dall'avvocato Boccanera, che si incarica di tutto, no? E sarete pagati. Va bene. Il signor Crispucci è inutile che lo importuniate. In questo momento c'ha tante cose per la testa, lui. In questo momento. Quello le cose per la testa le ha sempre tenute. Silenzio!
e rispettate un degno galantuomo. Scusate. Bene, andate, andate. Ecco. Accomodatevi, signor Crispucci, entrate. Sono stato comandato di accompagnare e di sorvegliare i due domestici che dovevano ritirare la loro roba. Oh, non vi daranno il minimo fastidio. Andranno dall'avvocato Boccanera per essere liquidati. Io, signor Crispucci, sono completamente a vostra disposizione. Se ci fosse della gente malintenzionata che cercasse di darvi fastidio, non avete che da rivolgervi a me ed io sarò felicissimo di esservi utile. Quante cerimonie e quante riverenze, andiamocene noi. Buongiorno. Una preghiera, signor commissario. Comandate, dite pure. No, la preghiera di lasciare la porta d'ingresso aperta qua e il cancello del giardino a basso. Aspetto persone. Sarà fatto. I miei ossequi, signor Crispucci, e tutti i miei complimenti.
Ma come? Voi siete qua? Me ne siete andato dallo studio dicendo che andate a bere qualche cosa. Avevo voglia di aspettarvi, Beh, dunque, Crispucci, vogliamo riprendere il discorso? Sedetevi qui e parliamo con calma, Noi non abbiamo niente da dire, niente da parlare. Io ve l'ho detto molto chiaro. Di tutta questa roba non voglio niente. E io vi giuro che maledico l'ora e il momento in cui mi sono messo in questo affare. Io sono 7 giorni che non ho più pace. Dio solo sa quello che ho fatto per risparmiarvi tutte le preoccupazioni che dovevano essere vostre. Ma siccome vi conosco e so in quale stato siete, così ci sto pensando io. Mi spucci. Vi confesso che nemmeno io stesso mi ero fatto un'idea esatta della fortuna di questa donna, Ah, va bene, qui sa, dicevano che aveva avuto avventure straordinarie di qua, di là, che aveva girato tutto il mondo, America, Francia, Germania. Ma che l'avessero fruttato tanto, non lo supponeva nessuno. Io qui, ecco, qui c'è l'inventario di tutta la roba che c'è qui e nel palazzo a Venezia. Adesso bisogna pigliare delle disposizioni per la gente del circo, per liquidarla perché è rimasta a spasso, ma io credo che vendendo tutto il materiale ci si arrivi. E tutto quello che resta è assai, è per voi e per vostra figlia. Crispucci, voi avete vissuto per tutto questo tempo come uno scarafaggio nella tana, e questo è un delitto che avete commesso, e perché vostra madre vi ha sempre detto davanti a me e davanti a tutti quanti che vostra moglie ha sempre cercato di vedere la figlia. Io non credo che fosse soltanto per il piacere di vederla. Andiamo, Crispucci, ragionate. Quella povera figlia da quella... da quella... da vostra moglie, insomma. Ma cos'è, deve averne soltanto vergogna? E perché voi avete l'orgoglio della vostra onestà, vostra figlia deve essere la vittima non soltanto della vergogna della madre, ma anche deve essere la vittima della vostra onestà? Crispucci, io sono avvocato e ho il dovere di riportarvi alla ragione. E come avvocato vi dico che l'erede legittima per la massima parte è vostra figlia. La roba è sua, voi non vi potete opporre. E allora questa roba se la deve mettere mia figlia. Io non dico che se la deve mettere vostra figlia questa roba. Questa roba si vende insieme ai vestiti, insieme alle pellicce, insieme a tutto quanto. E poi questo è niente, questo è niente. Qua ci sono i gioielli, perle, brillanti, smeraldi. Ci sono 2 collane di perle che soltanto loro valgono un tesoro. Crispucci, se voi guardatevi dentro, perdete la vista. Bracciali, spille, diademi di brillanti. Oh, è tutto inventariato, Tutto catalogato. Un vero tesoro. Guardate. Io, signor avvocato, per tutto il vostro amoroso interessamento, mi posso permettere di offrire alla vostra signora questo braccialetto? Dico, voi continuate a fare il pazzo anche con me, E avete l'ardire di offrire a mia moglie uno di questi oggetti? E a mia figlia sì. Ma perché vostra figlia è l'erede legittima, gli spetta di diritto, e voi non vi potete opporre? Assurdo. Mia figlia qua, in questa casa. Avvocato, e voi avete potuto permettere una cosa simile? Qua, in questa casa. Assunta. Vi siete messi d'accordo tutte e tre? Già, perché adesso la padrona sei tu. Assunta. Figlia mia che ti ho cresciuto e ti ho fatto crescere pura come un'ostia consacrata. Questo ti hanno messo in mente tua nonna e l'avvocato. Io non so niente. Non sai niente, allora sei stata tu. No. Siete stato voi, avvocato. Avvocato, voi così a Michele Crispucci non lo piglierete, ricordatelo. Non lo piglierete, io non mi lascio schiacciare dal disonore di tutta questa roba. Michele Crispucci ha camminato sempre a fronte alta.
questa donna, questa femmina, che è stato il tormento di tutta la mia vita, io non gliela do per vinta. Non gliel'ho fatta vincere quando era viva, ha vinto tutti quanti, ma a me no. Ma figuratemi, se io gliela faccio vincere adesso che è morto, non mi lascio schiacciare! No, no. Voi che dite, che non mi posso opporre? Voi non vi potete opporre. Ah no? No. Che questa roba se la deve prendere per forza naturale, mia figlia. È l'erede mia figlia. Vostra figlia. Sì. Avvocato, io adesso. Ma cosa fate? Via, andate via. Ma sì, me ne vado. Andate via. Ma non finisce perché così. Perché io brucio la casa. Finite con me. Ma non finisce io così. Io brucio. Daremi i nostri reati. Vi farò interdire. Bravo. Andate. Andate via, via. Via. Via da questa casa. Vi farò interdire, mio genitore. Portate via mia figlia. Via. Via! Pellacchi! State facendo? Fate l'amore col manchè? No. Questa sì che è una bambola, eh? Sembra di carne, mi pare di vederla. Era proprio così, sapete? Avanti, non vergognatevi di me. Guardatela, ammiratela, altrimenti cosa l'hanno messa lì a fare, eh? Che c'è? Vi gira la testa? Eh? È bella, eh? È tutta bella.
Non se n'è mai vista una così. È stato un bocconcino per i principi e per i re. Ma voi che volete? Chi siete? E chi sono? Chi devo essere? Niente! Io non sono più niente. Io fui! Ma vi assicuro che una volta potevo starle vicino, senza sfigurare. Eravamo amiche, sapete. Mi voleva bene. Quando veniva a Milano correva subito da me e mi raccontava tutte le sue storie. Sapete cosa vi dico? Vi apprezzava e vi stimava, sì signore. E quando si parlava di vostra figlia, Assunta, no? Beh, allora diceva, meglio che la tiene lui che la tengo io. Sì, perché lei era proprio così, sapete, piena di cuore, di temperamento, di carattere. Solo quando perdeva la testa diventava come una pazza e non capiva più niente. Ma in fondo, Nanninella era una brava ragazza. Vi voleva bene e vi pensava sempre. Prima di questi principi, di questi re, è stata mia. Prima che questi principi, tutti questi re l'avessero toccata, l'ho toccata io. Sì, ma prima non era mica così, Era così, era pura. Pura, signor sì, ma non così. Così. Così è meglio. Che ne sapete voi? Era fresca come una rosa, aveva 15 anni. 15 anni in queste braccia che non si sono chiuse più. Le tengo ancora aperte da allora. Era talmente bella che io non ho mai più potuto avvicinare una donna. E perciò mi avete trovato là vicino. Mi volevo ricordare una donna come era fatta. Poveretto. Ma dite sul serio? Ma quella è finta. Venite un po' qua. Andate via. Ma che volete? Chi siete? Andate via. Ma sono venuta per starvi vicino ogni momento. Nessuno meglio di me vi può insegnare come sapeva vivere quella là. Ci aveva l'arte. Sapeva come far perdere la testa agli uomini. Certe volte mi faceva sedere tutti lì dove siete voi adesso, Poi veniva, prendeva la pelliccia e se la metteva intorno al collo, così, Poi si preparava, tornava giù da loro, veniva fino qua, si faceva ammirare. E poi la faceva cadere per terra. Così. E allora anche gli uomini più importanti perdevano la testa? E anche voi, Vado da basso a chiudere il cancello. No. Voi siete pazza. Io non perdo la testa. L'ho perduto una volta sola con lei e non la perdo più. Io sono un uomo onesto. Sì, e cosa ci volete fare voi? Poveretto! In mezzo dove siete a tutto quello che ha saputo conquistare la bellezza di una donna, a questa ricchezza fatta di tentazioni. E tanto, sapete, tanto. E tutto questo è ancora poco. Perché lo sapete nel Palazzo Venezia? Non ci siete mai stati a Venezia? Quella sì, che è come la casa delle fate. E la fata era lei. Sì, sì. E voi? Chi siete? Perché non volete perdere la testa anche voi? La dovrete perdere per forza, in mezzo come siete a tutto quello che ha saputo conquistarsi la bellezza di una donna. Ma se la perde anche la donna la testa? Quando si accorge di quello che è capace di fare la sua bellezza, che può far perdere anche il regno a un re, E voi? E voi? In mezzo a tutto questo, sì? Mi sembrate un verme? Sì, un verme. Perché se lei potesse rientrare da quella porta ancora com'era,
Lei vi metterebbe un piede sulla testa e vi schiaccerebbe così. Perché tutto quello che lei ha saputo fare con la sua bellezza, voi, con tutta la vostra onestà, non riuscirete mai a distruggerlo. Non la posso distruggere, vedrete che sarò capace di fare. E beh, facciamo presto. Voi qua non avete niente da fare, uscite! Oh, oh, è inutile che vi diate delle arie con me. Se sono venuta, sono venuta per il mio interesse. Non mi conoscete, a me cosa ve ne importa, eh? L'importante è che mi conoscesse lei. E così sono venuta a vedere se la mia amica ha lasciato qualche carta, qualche disposizione per me. No, niente, è morta intestata. Intestata? Cosa vuol dire? Non ha lasciato nessuna carta, senza testamento. Non ha una mia fortuna? Ma per forza doveva andare a finire così. Era così giovane. Ha fatto quella brutta morte. E poi dico io, ma non era meglio che morivate voi, eh? E adesso tutte queste bellezze rimangono a voi, eh? I gioielli, le pellicce, i vestiti, le montagne di biancheria, tutto a voi. Ma cosa ne volete fare? Avanti! Vedrete che sono capace di fare, vedrete che cosa ne faccio. Vieni, vieni, Ruoppolo, vieni! Bravo, Ruoppolo! Sei stato puntuale! Hai portato pure le ragazze! Benissimo! Accomodatevi! Siete rimasti incantati! E c'è da vedere! Entrate, entrate! Adesso vengono pure gli altri colleghi. Cerina porta la sorella, Abadina porta la fidanzata e io ho portato le mie due figlie, come siamo rimasti d'accordo. Brava, brava! Accomodatevi, entrate, entrate! Rai, che salone, guarda che bellezza! Che meraviglia! Entrate, entrate, entrate! E accomodatevi! Sedetevi, sedetevi! Ecco, bravo! Oh, papà, come si sta bene qua sopra! Ma ne vieni pure tu! No, vieni a pure, credi! Mamma mia, che bella bambola! Sembra viva! E tua moglie? Sta tutta dentro sotto la pelliccia, guarda! Com'è delicata! Guardale, guardale, sembrano le mosche intorno allo zucchero! Ah! Mira, signore! Beh, che suo, chi ve lo fa fare? Però sono ragazze per bene, vedi, non toccate niente, venite con papà. Come si permette, Michele? Tu me lo dovevi dire, io le ragazze non le portavo, camminate. Va bene, va bene. Quanti scrupoli. Permesso? Si può? Qua c'è sta pure Cerino e Abbadino. Venite, venite. Venite, venite. Venite, venite. Entrate. Vuole sto matto. Accomodatevi, venite, venite. Ecco qua. Ruoppolo, queste sono le tue figlie, e sono oneste, è vero? Ma perché lo metti in dubbio? No, perché poco prima ho visto che stava tanto bene sdraiata su questo sommiere. E sdraiatevi ancora, vieni qua. Guarda tu, guarda come si sta bene qua su. Mettiti così, così, bravo, sdraiati. E vieni, lasciane un altro. Vieni qua, guarda. Sdraiati qua su. Guarda come si sta bene, è comodo, così, bravo, così, brava, stai comoda. Ma voi che sapete tante cose, su questi sommieri si sta meglio con gli uomini, è vero? Abadì, questa è la fidanzata tua, è vero? Ed è una ragazza onesta. E tua sorella Ceri è onesta, è vero, eh? Siete tutte gente onesta, eh? Crispo, ma tu fossi pazzo. Ma che stai imbriaco? Imbriaco, proprio così, eh? No, io tacco su una gamba, vedete, sto... no, sono a posto col cervello, No, perché io per voi me lo spiego. Voi siete quella che siete. Ma io voglio sapere da tutta questa gente onesta se faccio bene ad accettare questa eredità. Tu che dici, Ruppo, la devo accettare? Abadì, tu che dici? Me la devo prendere? Sì, ma c'è verità sta roba. Che dite? È una forte eredità. E allora, scusa, allora sulla carne di mia figlia immacolata io ci devo mettere questa roba qua e tu la metteresti addosso a tua figlia?
E seta pure, sai, roba buona, di valore. E tu addosso alla fidanzata tua, eh? Guarda che bellezza, eh? Addosso a tua sorella. E pigliate, pigliate. Grazie, Michele. Mi voglio regalare qualche cosa. No, è roba di valore. Figlio, vi dovete sposare. Pigliate, guarda questo. Figlia, papà, guarda, che magnificenza. No, figlio, questa è tutta ricamata. Guarda, pigliatelo pure tu. Grazie. E c'è dell'altro. Shhh, venite qua. Vieni, papà. Guardate che bellezza, guardate che roba. Roba di primo ordine, pigliate. Guarda. Questa è una camicia da notte. Vieni. Ma mamma, questa. Questa vestaglia ti piace. E questa qua. Ah, questa. Chi la vuole? Chi la vuole? A voi, pigliate, pigliate. È tutta seta, roba garantita. Garantita tutta seta di qui. Grazie, grazie. Questa è una camicia, pigliate. Io ve la voglio dare, ve la voglio distribuire, è roba vostra, è roba di tutto il mondo. Ma io, a mia figlia, no. Basta, m'immisia la testa, ma questo è un sacrilegio, ma quella è roba degna di stare al collo di una regina. E voi a chi volete darla? Ma quella gente non se la merita. E non se la merita nemmeno vostra figlia. Chi vuol mettersi la sua roba deve prima lavarsi 3 volte con l'acqua di rose. E se non lo sapete, questa è roba sudata, sì signore, sudata. E ve lo dico io come l'abbiamo sudata. Perché gli uomini non sono tutti allegri e simpatici, no? Ci sono anche i vecchi, ricchi. Ci sono quelli che appena ti vengono vicino ti fanno venire il volto a stomaco. E tutte queste ragazzine per bene vorrebbero mettersi la sua roba, eh? Prima devono imparare a stare con un uomo. E voi? Voi? Guardate solo la bellezza di questa roba. No, voi dovete guardare anche come è stata fatta. Chi l'ha fatta? E perché l'ha fatta? E la dovete pagare, eh? Pagare come l'abbiamo pagata noi, col sudore di sangue, altrimenti non siete nemmeno degni di guardarla. E adesso mettetevela, se ci avete il coraggio. Beh. E che fate? Siete rimasti impalati? Ehi, non ve la volete pigliare più questa roba? Voi lo sapevate che non era roba onesta. E tanto è vero che mi avete dato le torture per anni interi. E quando io vi ho detto di venire qua perché vi volevo regalare qualche cosa, non avete detto di no, l'avete accettata, avete preso l'appuntamento e siete arrivati precisi. State qua, siete venuti con i piedi vostri, ecco, state uno appresso all'altro, state in fila indiana. E adesso non la volete prendere più. Ma io ve la voglio regalare, pigliatela, a voi, perché non devo essere sporcato io solo, vi devo sporcare a tutti quanti. Ma li affanni, Michele, la devi smettere. Figlia, ammiati a casa. Dai. Michele, se uscì la bascia, eravamo tutto qui. È di prima qualità. Figlia, roba vostra, impazzito. È roba vostra, è roba di tutto il mondo, pigliate, è roba vostra. Non ci paga niente! Non ci paga niente! Io ti penso sempre! Tutta seta! Pigliate! Approfittate dell'occasione! È roba vostra, pigliate! È tutta roba vostra!
scritto? Niente, neanche una cartolina. Ma statevi zitto, che voi siete un rimbambito. Don Ferdinand, ma vi pare che se aveva mandato qualche notizia, noi stavamo così? Di modo che voi non sapete ancora se questa eredità l'accetta o non l'accetta. Ah, oh, Don Ferdinand, lo stiamo dicendo da 4 giorni. Ah, Donna Rosa e Assuntina stanno perdendo la testa dopo lo scandalo che è successo alla villa di Posillipo. Ah. Ma dopo lo scandalo della villa Posillipo, Don Michele è partito? Sì, signore, sì, signore, parti per Venezia con l'avvocato. Ne mai dica così, ma voi che ve ne importa? Ma perché vi mettete in mezzo? Ma che vi credete che ci siamo dimenticati il fatto della ragazza sotto gli occhi di vostra moglie? Ma gli ha facetto niente. Sono 3 anni che non trovo pace per causa di questo fatto. Ho perduto i clienti. Mia moglie mi trascura, nessuno mi saluta più. E che diavolo? Questo è niente. Voi avete perso il diritto di parlare con l'agente civile e di rivolgere domande inutili. E perciò gli advenia. Ma santo vabbè, Dio, vabbè. Ne vedete, per aver fatto così in faccia alla ragazza che mi portò i pantaloni finiti. Sulle canascine, così. Ma hai capito, in faccia? Così, in faccia, in faccia. E tieni il coraggio di dire in faccia, tiene. Ma poi non faceste così, faceste così. Tanto è vero che la ragazza se ne scappò strillando per tutte le scale. E anche ammesso che fui in pizzica, sono 3 anni e per questo ho perduto i diritti civili. Li avete perduti, sì. Io non sono venuto a fare domande inutili. Io voglio sapere se il vestito nuovo a Don Michele se lo posso fare o no. Sono 15 anni che sto correndo appresso senza darci fastidio. Immagino studiata a carcassa sana sai. Tengo tutte le misure, qua vedete, che in da sacco qua. Da 15 anni porto appresso, vedete qua, ecco qua, vedete qua. Spalle 38. Maniche 46, torace 83, io non ci metto niente, voi sentite, basta che mi scegliete la stoffa, vedete, qua sto campionato, scegli dove sei la stoffa, e io poi quando arrivo ce lo faccio trovare, bello e fatto sopra un letto suo, l'importante è di sapere il giorno preciso dell'arrivo. Non lo sapimmo, non lo sapimmo. Non lo sapimmo, non volete dire, come non lo sanno, non sanno che è il giorno che arriva. Non lo sapimmo! Mamma mia, ma che siete, ieri dal cimitero, questo che roba è? Che gentaglia, mamma mia. Ma guarda che posta cavallina. Don Ferdinand, voi vi preoccupate del vestito nuovo? E qua si tratta che noi non sappiamo ancora se Michele ha fatto pazzo a Venezia come l'ha fatto qua. No, per questo potete stare senza pensieri. Quello viene l'avvocato appresso. Mm. Certamente fa mettere i sigilli pure a Venezia, come li ha fatti mettere a Napoli, in modo che nessuno tocca niente. Già, non tocca niente nessuno. Non tocca niente lui, non tocchiamo niente noi. E la roba resta sigillata là. Intanto qua ci moriamo di fame. Ha giurato che non mi farà toccare niente della roba di mamma. Quello sarà capace di distruggerla. Ma non è una cattiveria. Tutta quella seta, quel merlet. Chissà quando devono essere belle. Ma da una parte Don Michele poi pure ha ragione. Quella roba addosso alla figlia è pure dice una cosa. Ma farla mangiare e tarla pure è un sacrilegio. Si potrebbero fare dei corredi a tante povere ragazze che si devono sposare. E questa è stata la pazzia di Michele, regalare la roba a tutti quanti. E voi glielo vorreste far fare un'altra volta? No, per l'amor di Dio. Io dicevo se la devono mangiare le tarle, è meglio che si sollevi qualche anima del purgatorio. Ah no, è roba mia, è roba mia. Perché devo stare a sentire questi discorsi stupidi? Ma secondo voi sarebbe giusto che la roba di mia madre se la prendessero gli estranei? Assù, qua non si piglia niente nessuno. Tuo padre tu lo dovresti conoscere come lo conosco io. Ha la testa dura. Miserabili ne stiamo. Faccio una croce in coppa e non ci pensare più. In questa casa di tutta quella roba non entrerà mai niente. Ma andiamo su. Piano, mi raccomando. Ma che sta? Ma, ancora, ma, 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 ma
Non è vero, è un sogno. Io non capisco. E qua c'è sta roba con un reggimento. Assù, ricordati di me, io ti ho voluto sempre bene. Ci aspettate. Ma come la roba arriva e lui no? E già, la roba arriva senza papà. No, cari miei, arriva con me. La porto io e la dovete a me. Ah, Don Concettino, ma come? Voi vi fate viva assieme alla roba? Piano, 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 donna Rosa. Io mi dovevo far vivo per forza. Prima perché non ho potuto mai cancellare dal mio cuore Assuntina. Come stai? Poi perché sono stato incaricato da mio padre, il quale per ordine dell'avvocato Boccanera che gli ha scritto da Venezia ha svincolata questa roba e l'ha mandata qui con me. Oh, che Dio mi benedica! Ah, è stato il vostro salvatore! Bravo, meriterebbe il salvatore! E se non era per lui, come avremmo fatto? Come se non era per lui? Onaro, questo dopo vuole essere pagato. Ah, si capisce, tutto quello che vuole. Ma sì, sì, va bene, presenterà la sua parcella. Onaro, adesso non c'è tempo da perdere, firmate questa ricevuta. Passiamo ad altro, donna Ro. Ecco, questa è la ricevuta. Devo firmare. Mette la penna. Qua. Ecco fatto. E là, voi mettete la penna là. Ecco. Ma Michele, lui, dove sta? Ma papà. Ovvero, è arrivato pure lo signorino. Sì, è in viaggio con Boccanera, sta per arrivare. Dunque, voi siete stati già pagati, è vero? Sì, sì. Questa è la ricevuta, potete andare. Grazie, buongiorno. Tutto bene, devi andare. Donna Rosa, non c'è tempo da perdere. Non c'è tempo da perdere, ad ogni modo, per qualunque sciocchezza che lui possa commettere ancora. I gioielli stanno qua. È una ricchezza. Un momento, io non vi posso consegnare niente. Se prima non mi firmate questa carta che ha preparato papà, d'accordo con l'avvocato Boccanera. Questa è la carta e questa è la penna. Voi e Assuntina. Un'altra firma. Se non c'era lui, se non era per lui. Non era una statua di merito, veramente. Molto bene, benissimo. Adesso tutto deve essere fatto con giudizio. Donna Rosa, questa è la cassettina. Un momento, questa è la chiave. Chiudetela bene, badate a dove la mettete. Io ci soffro a vedere tutta questa ricchezza in questa topaia. Puzza insopportabile. Ma voi la signorina qua l'avete conosciuto. La topaia la sapevate già. Cremo tutto assieme cacciate i vizi. Che c'entra questo? Che significa? Prima era una cosa e adesso è un'altra. E non ci perdiamo in chiacchiere perché non c'è neanche un minuto da perdere. Donna Rosa, un momento, venite qua un momento. Per favore, ragazze, un po' d'attenzione, abbiate pazienza, sì. Donna Rosa, ascoltatemi. Voi, se vi trovate questa roba in casa, lo dovete a me, a papà e all'avvocato Boccanera, perché Crispucci a Venezia ha fatto il pazzo peggio che a Napoli. Dunque, un momento, abbiate pazienza. Le chiavi non ci sono, io non so se le tiene papà nella cassaforte o Boccanera a Venezia, ma comunque io adesso faccio una cosa secondo il mio giudizio e voi la dovete approvare, perché io voglio che il mio giudizio si incontri con il giudizio popolare. Prima di tutto, donna Ro, innanzitutto, noi dobbiamo salvare questa ragazza. Come? Adesso vi dico io quello che si può fare, venite con me. Dunque, Crispucci sta per arrivare. Oh, vedete, sta per arrivare e adesso non trovo vestito. Avete il portiere con questo vestito, c'è pizzato. Che avevo detto? Che succede? Dunque, stavate dicendo? Stavo dicendo che né mio padre, giustamente, né l'avvocato Boccanera possono fare i guardiani dietro a lui e corrergli dietro con la camicia di forza sempre pronta per ogni sciocchezza che senza dubbio, donna Ro, senza dubbio, lui continuerà a commettere. Ora,
da che mondo è mondo il giudizio popolare insegna che quando due poveri innamorati sono contrastati in amore dalla pazzia dell'uno dell'altro genitore, li hanno fatti trovare sempre con il consenso e l'aiuto popolare. Questo è importante, consenso e aiuto popolare di fronte al fatto compiuto. E che vuol dire? Io non capisco. Gesù Lonaro, e voi siete una donna di mondo e non avete capito. Giustamente il ragazzo l'ha giù, te ne deve scappare. Ma certo, certo. Ah, ma sempre con il consenso di Assuntina, eh? È naturale. Figliami, il consenso popolare, come ha detto il signorino, ci sta. Non c'è altro rimedio contro la pazzia di tuo padre. Il ragazzo l'ha giù. Sì, o se non bisogna farlo interdire. Sì, metterci d'accordo tutti quanti e far riconoscere alle autorità che ci troviamo di fronte a un deficiente. Ah, no, povera Michele. Sono veramente contento di questo plebiscito. Assunto, che ne dici? Assunto, non mi verrai meno, bada, che soprattutto per il tuo bene, per la tua salvezza, capito? No, aspettate, ma pensateci bene, io ve lo dico a Michela. Ma che gli dovete dire, caro donna Rosa? Il fatto parla chiaro. Ma sì, donna Rosa, appunto per non farlo parlare, che noi vogliamo metterlo di fronte al fatto compiuto. Ma parlerà. E voi lasciatelo dire. Lasciatelo dire. Quando la ragazza è salva. Ma si capisce. Ah, quando una cosa è fatta è fatta. E si deve calmare per forza. Ma aspettate, non può essere. Non può essere. Ma che mi volete far fare? Mettete il fuoco in questa casa. No, signore, voi con questo lo spegnete il fuoco. Sentite a me, così finisce di fare il pazzo. E poi, signorina Don Vaccettino, è stato sempre un giovanotto onesto, educato, figlio di un avvocato, famiglia rispettabile. E devo dire la verità, tutte e due si sono volute sempre bene. E poi mio padre stesso, è vero, mi ha fatto venire qua a portare gli oggetti. Questo che vuol dire che finalmente non ha nessuna difficoltà a farmi sposare Assuntina. E vorrei proprio vedere con quella fortuna che è capitata, ragazzi. Lo facevo pure a te. Che c'entra questo? Che significa questo? Beh, che significa? Mio padre non si attacca a certe cose, sapete? Sì. Ma con tutte queste buone intenzioni, come voi dite, io non credo che se Michele stesse qua vi direbbe fate, scappate, andate. È naturale, don Oro, è naturale, si opporrebbe, proprio come vi state opponendo voi. Per queste cose i genitori non sono competenti, queste sono cose che si lasciano al giudizio della gioventù e al giudizio popolare. Oh, proprio vero, si è fatto sempre così. Ma proprio, donna Rora, che è un i pur non mi scappai che sono pure. Assuntina, ascoltami, tu adesso ti devi mettere un vestito, ti devi vestire come una regina. Ma regina, e come? Le chiavi non ci stanno. E allora il giudizio io perché lo tengo, eh? Io ho pensato a tutto. E so anche la roba migliore dove sta. Sì. Io e mio padre eravamo presenti quando mettevano la roba nei bauli. Sì. E so anche dove sta il vestito e la pelliccia che ti devi mettere stasera. Pure la pelliccia, per i casi, pure la pelliccia. Ah, eccolo qua. È inutile, il ragazzo era giovane. No, non è questo. Come non è questo? No, perché io ci ho fatto un segno con il gesso. Croce, però. Ah, pure un segno con gesso avete fatto? Sì, pure il segno. Intelligente. Eccolo qua. Per favore, abbiate pazienza. Come si apre? Vuole sapere come si apre? Con questo. Come si vede che è figlio d'avvocato? Chissà che c'è strari. È pratico. Non mi facete male, un concetto, non mi facete male. Piano, un concetto piano. Mamma mia. Questo è già aperto. Chi li è pratico. Eccoci a noi. Occorrete una fase! Questo deve essere tutta roba di Parigi! Ma c'è la mia pelliccia nell'altro baule! Là! Ma facito vedere qua! Adesso ti devi mettere questo vestito! Questo qua? Figlia mia! Vieni dentro, ti voglio vestire io. Ecco, bravo. Datemi un vestito, datemi. Vieni. Don Mangetti? Sì? Don Mangetti, badate!
che noi la vestiamo da sposa. E allora è come se avesse fritto sì davanti a Dio, Ma quello che ho detto, ho detto. Io sono un galantuomo, sapete, mi pare di aver dimostrato di sapere bene quello che faccio. Andate, andate, non c'è tempo da perdere. Io intanto apro il baule delle pellicce. Lasciate stare, lasciate stare, che roba delicata. Mamma mia, che maniere. Volevo vedere solo come mi sta. Stiamo rapido, facci tanto. Chiamo quando si trova. Chiamo, può dire che ce l'ho. Fa presto, presto. Questo è più resistente. Più resistente. È facito da fa. Ecco qua. Madonna. Ma che fa? Questa costa 15-20.000 lire, questa. Vuoi 25? Sì, e tu ci metti in mano. Oh no, guardatelo quanto è bello. E sembra un'altra. Guarda, di avere tre. Oh sì, così bello veramente. E questa è niente ancora, mettiti la pellicetta. Mamma mia. Bello. Proprio la signora, ecco. Che state facendo voi con questi cappelli? C'è misurato. Qua non deve toccare niente a nessuno, sapete? Mettete a posto. Non si può andare manco vedere. Che avete in tasca voi? Ah, un metro. L'avete preso da qua dentro? Ok! Io tengo la 30 anni, che faccio lo sasso? Tengo i testimoni, è mio, no? È una signora, proprio una signora. E questo non può andare più a piedi vestito così, ci vuole l'automobile. È naturale. Signora, per la strada prenderemo un tassì. Poi appena avrò fatto togliere i sigilli, ci serviremo della macchina della buon'anima. Sì, aspetta un momento, mettiti così. Adesso dobbiamo completare l'opera. Donna Rosa? Che dite? La cassettina dove sta? Ah no, quella non ve la do. Ascoltatemi, ma vorreste far andare vostra nipote nel giorno più felice della sua vita senza neanche un anellino, una collanina di perle? Abbiate pazienza, sono cose da pazzi. Silenzio, date qua, donna Rosa, vieni qua. Tu ti devi mettere una collana di perle e un anello di brillante. Io già so quale. Sì. La chiavetta. Un momento, Maro, che volete fare? Io conosco il segreto. Io lo conosco, ma glielo insegno. Vedete qua. Si mette la chiavetta, si spinge, poi si tira un po' a destra. Si gira tre volte. Due e tre. Vedete? Ma toglietevi, che fa caldo! Ma no, lasci stare il sole è tutto esterno! Ho capito! Ecco fatto! Tua amata, Verna, andando a funzionare! Ma almeno fatemela vedere, non ho potuto vedere niente! Va bene, cara, domani vedrai tutto! Domani vedrai tutto, adesso mettiti queste belle collane! Te le voglio mettere io stesso, girati, guarda. Ti piace? E adesso, davanti a tutti quanti, stendi la mano.
Ci metto quest'anello come se fosse la fede matrimoniale. Benedetti, cosa ne posso avere bene piccina in danno? Onorò. Onorò, è diavolo, ma ci vuole benedizione vostra. Io la benedico soltanto davanti all'altare. Va bene, donna Rosa, presto ci benedirete domani stesso. Donna Rò ha fatto compiuto. Saluta, saluta, su, saluta, saluta. Ciao. Auguri, grazie. Grazie, figlia mia. Felicità, felicità di città. Andiamo su, cara. Vive andiamo. Vive su. Grazie. Auguri ai figli maschi, che si è andato. E vive su. Auguri ai figli maschi. Mamma. La gioventù ha sempre ragione. Non come ti dà paura. Oramai ci stanno i soldi. E quando uno si aggiusta quattro uova nel piatto, non si guasta tanto facilmente. Quella donna si la sposa. E appunto per questo l'ho lasciata andare. Oramai il dubbio poteva essere solo per la ragazza. Già. Capirete? Con tutte queste ricchezze, per Lì, si perde la testa. Come no. E poteva pure succedere che la ragazza diceva no, io a questo non lo voglio più. Ecco proprio. Ma adesso se n'è andata. Forse. E Dio la combatte. Dio la benedica. Aiutatemi, non perdere, aiutatemi a chiudere il tuo baule. Così. Quando viene Michele non se ne accorge subito che hanno scattato. Sì. E glielo posso dire piano piano. Momento, vai. Qua sta bene. Va bene. Dimmi una volta, buonasera. Buonanotte. È stato senza pensiere che tutto sia giusto. Se tocca sana. A botte piene. E questo è l'importante. Ci vediamo domani. Se... Buonanotte. Michele, tu sei tornato. Se l'ha fatto vestito, io se l'ha fatto. Voi siete Don Ferdinando? Ma mica in questa azione da voi non me l'aspettavo. Ma santo Dio, chi ve l'ha fatto questo vestito? Questo fa difetto dappertutto, guardate qua, guardate. E da me non l'avete voluto essere fatto, eh? Questo per regola vostra è del più grande negozio di Venezia. Stoffa da gran signore, da gran signore. Ma capirete che quando uno raggiunge certe altezze, non si può servire da un sarto come voi. Lasciate stare, amore di, quando mi ha già fumato questa specie di sigari, io si hanno fumato tutto quei mazzoni, lasciate stare. Santo Dio, raccontate, vabbè. Che bella cosa, con vapore. Voce in maniera lo treno. Michele, tu hai viaggiato, stai stanco?
Tu volessi mangiare la cusarella, poi ti faccio due ove, eh? Allora, ristoriamo. Vado al ristorante. Ma che dici? Vado al ristorante. Sicuro che si mangia? Si mangia e si corre. A luce. Mi pare a Festo Carmine. I bicchieri con i piatti che si urtano l'uno con l'altro. Mi sembra di sentire di tanta campanelli. I camerieri con i guanti di fila, o Ferdinava, portano il ghiaccio. Il ghiaccio è dentro l'albina. Vino di Bordeaux. E champagne. Vino di Bordeaux e champagne. Beh, ho pagato per tutti quanti, ho pagato per tutti i passeggeri del treno. Mi sono alzato, no, ce la faccio, mentre la camera da pranzo correva. Bevete, bevete. Pago da bere a tutti quanti, questi non sono soldi miei, sono soldi vostri. Bevete, bevete, sono soldi di tutto il mondo, sono soldi di un cornuto. Imbecille, cacciala fuori, ha detto un signore che stava seduto a un altro tavolo. Facciamola via! E va bene, ha detto un altro signore, sì va bene, sarà imbecille, però ha pagato per tutti quanti. Beviamo la sua salute. No, ho detto io. No, dobbiamo bere la salute di tutto il mondo. Le corna chi me la fa? Me l'ha fatto tutto il mondo e allora io devo bere alla salute di tutti i signori del mondo. A Ferdinand, capirete che non potevo fare eccezione, avendo accettato l'eredità, non potevo escludere nessuno, dovevo ringraziare i miei benefattori. Poi, perché? Tu piangi? E tu devi stare allegro, devi stare contento. Allora, la preoccupazione tua qual era? Che io non accettavo, e invece ho accettato. E allora non si deve piangere più, devi stare allegro, devi essere felice. Ma fratello, avete mai bevuto champagne? Non devo fare. Adesso lo faccio bere io. Andate a comprare una cassa di champagne. Sì, ringrazio. Compro il champagne e lo bevo a tutti gli inquilini del palazzo. No, no, aspettate, aspettate, ma che può fare? Oh, madonna mia, ma che può fare? Assunta dove sta? Assunto, è andato un momento da donna Margherita qua a fianco, a salto da biancheria, Ma io non voglio che dovesse così. E chiamo Assunto, chiamo donna Margherita Nermini, ho Tommaso nella concertina, offre da bere a tutti gli inquilini del palazzo, devono bere tutti qua. Ah, Ferdinand, da compro il champagne. Sì, sì. E chi è aspettato? Sono io che comando. Adesso posso comandare. Sì, non trovo capello. E tu mi sentirai, eh? Ecco. Ecco la ragazza.
Ho saputo dal mio collega Boccanera che voi, signor Crispucci, siete tornato con lui. Per fortuna, venendo qui per salutarvi, ho sorpreso i ragazzi che volevano commettere una leggerezza assolutamente inutile. Se ne era scappato, se ne è scappato con la mamma. Appena è arrivata la roba. Ma che tiene questa roba, l'incantesimo? No, no, Don Michele, non tiene niente, non ha da tenere niente. No. Assuntina deve essere una moglie saggia, perciò io l'ho riportata a casa intatta e ve la chiedo in moglie per mio figlio, ora che le cose possono andare pulite, come si usa fra persone per bene. Ah, adesso me la chiedete in sposo per vostro figlio. Ora non è più la figlia. No, ma che c'entra? Oramai la signora è morta, non se ne parla più. Povera femmina, non sia povera non sa dirci, ha fatto quella brutta morte. No, no, non è morta, è viva. È viva. È viva. Eccola là. Eccola, è viva. La volete più viva? La faccio io più viva. Come te le sei messo queste perle? Le perle non si portano così. No, te lo insegno io come le portava tua madre. Le perle si portano a carne nuda. Ma ha fatto ingiuria a vostra figlia, ma questa è una violenza da pazzo. La voglio preparare io, la figlia sua. Dal momento che vi siete messi d'accordo e l'avete fatto prendere questa eredità, l'avete fatto pigliare pure a me. Non lo vedete come sono vestito. Deve essere viva, solo lei. Quando ve lo dici io era morta, no, morto sono io e non dovete piangere, dovete ridere, è morto un imbecille, è morto un cornuto. Oh, prima! Oh, no, un champagne, dobbiamo vedere, dovete ridere. Forte! Forte! A morte, lo cornuto. Yeah.